Ciao Giuseppe, grazie di essere intervenuto. Era un po' che avevo in mente di fare questo piccolo riconoscimento al tuo grosso lavoro di tanti anni e di qualità. Contavamo di averti con noi domani a pranzo, però purtroppo non puoi, allora abbiamo voluto anticipare di un giorno questa consegna. Infatti la pergamena porta 5 perché è l'idea proprio di dartela pubblicamente davanti a tutti i nostri soci e amici. È una piccola cosa doverosa perché sappiamo che tu per tanti anni hai ricoperto anche il doppio impegno, sia far di autista, volontario autista, e va anche quello poi di consigliere per tantissime volte. Quindi è un doppio ringraziamento, particolarmente devo dirti per il discorso degli autisti perché sei sempre stata una persona che ha cercato di dare anche delle istruzioni, di fornire delle esperienze ai nuovi e diciamo di tenere su proprio il morale della truppa, perché in effetti uno appena arrivato aveva tanti problemi. Invece come consigliere devo dirti che, a parte l'assiduità, eccetera, hai sempre posto quel piccolo dubbio tutte le volte, magari quella verifica per capire un po' come dobbiamo muoverci, e questo probabilmente alla lunga ci ha anche impedito di fare qualche cosina non giusta, non logica come avremmo voluto. Ecco, ICIT col cuore, perché è una cosa che non facciamo sempre, ma con te ci siamo sentiti di farlo, ti consegna questa piccolissima pergamena a ricordo di quello che tu hai fatto, e a Giuseppe Razzano per l'impegno, la costante dedizione del gruppo Roberto Cornio, il direttivo ICIT, la data è quella di domani. Girano, girano, però. Facciamo a vedere. Ieri, Grazie, Gianni, sono per i complimenti. Grazie di tutto. Vedete, bravi. L'importante è che non mi abbracci vivo. Bene, bene. Le risorse che vanno coltivate, ci sono le risorse economiche, ci sono le risorse delle materiali, in questo caso dei mezzi, e l'altra risorsa importante sono i volontari. I volontari sono la vera risorsa delle associazioni, con tutto il patrimonio culturale che sono in grado di portare. Queste sono state le tre motivazioni, tre linee guida che mi hanno portato a Sicuramente. svolgere il compito anche come consigliere in questi anni. Auguri all'ICIT, E anche avanti a te, avanti, naturalmente, e e a famiglia, te. soprattutto. L'ICIT è Grazie. un'associazione, tra virgolette, indispensabile per Magenta, per tutti i paesi vicini. È invidiata tutte le volte che a Milano incontravamo qualcuno, ci chiedevano dell'ICIT chi eravamo, restavano meravigliati e in qualche modo gelosi, insomma, di non poter usufruire anche loro di quei Servizi. servizi come questi. Buon Grazie, lavoro ancora. grazie. Grazie. Grazie.